Scusate per il ritardo, ma la corsa delle vie è sempre uno sport molto alcolico, l'alternativa al mezzo video lanciato. Per chi non mi conoscesse, sono Alessandro Varelli, sono un ex dottorando del Dipartimento di Elettronica e Informazione, adesso sono lì permanente come precario della ricerca italiana, e oggi quello di cui vi parlerò è la parte di amministrazione di rete con una macchina Linux. L'idea di fondo è fare un buon panoramica su tutta quella che è la network administration fino ad arrivare alle applicazioni, cioè le applicazioni della azienda, sostanzialmente. Ok, allora, quindi taglio di base sarà gestire la rete a tutti i livelli, quindi prima di tutto quello che è il local networking, ovvero sia gestire la mia macchina in rete, che è il primo passo. Passo 2, una parte di firewalling o pocket filtering, chiamarsi voglia, lo è, quello resta. Step 3, Source and Destination Network Foundation, ovvero sia il metodo per cui il P4 sta sopravvivendo, anche se dovrebbe essere morto da almeno 3 anni. Ora, andiamo passo a passo. Allora, questo talk è tagliato per qualunque tipo di presenza, eviterò il linguaggio preoccupante o le scritture strane, però è utile avere un minimo di conoscenza di come è fatta una rete basata su TCP/IP. Anche un minimo andrà più che sufficiente. Per quelli che sanno già come fatto una rete basata su TCP/IP, la prossima slide potete giocare a Anto, il vostro copyright preferito. Per quelli che non hanno mai visto una rete TCP/IP, farò del mio meglio nella prossima slide, poste mi perdoni, per condensare tutto quello che c'è da sapere per il resto del talk in 10 righe. Sarà un po' brutalizzante, non andate a riferirlo al professore di rete, cioè a me quando sono in aula, ma per il resto va benissimo. Allora, reti di TCP/IP complesse e opportunamente brutalizzate. Come funziona la rete di TCP/IP? Allora, ho un insieme di macchine collegate, cioè quello che ci importa, allo stesso mezzo fisico, voglio consegnare dei dati da una macchina all'altra. Va da sé che se voglio far arrivare i dati da me a qualcun altro, le macchine devono avere un indirizzo unico, si comportano come i condomini a Milano. Ora, per la stessa ragione del condominio a Milano, io ho un indirizzo unico, ma potrei voler comunicare con l'inquilino del sesto piano e non con quello del quarto, perché magari la bolletta del telefono non interessa a entrambi, almeno non quella di entrambi. Come si è fatto con le reti TCP/IP? Si è assegnato il concetto di porta, che funziona come la porta nei condomini. Io ho un grosso condominio e 65.000 porte, ok, di solito nei condomini fisici ci sono meno porte, ma non è un problema. Quindi io mando un pacchetto di dati sulla rete TCP che va da un indirizzo e una certa porta, io inquilino del terzo piano di Alecorda, a un altro indirizzo con un'altra porta. La comunicazione di TCP/IP è fatta da indirizzo con interno e indirizzo con interno. Funziona così. Adesso questo è molto brutalizzato. Come le poste italiane, il TCP/IP funziona a un best effort, cioè se qualcuno si perde una lettera, o ci mettete un sistema di controllo, o la lettera viene persa nei magazzini delle poste. Di conseguenza, c'è un sistema di controllo e trasmissione che è il TCP che vi garantisce che se io mando un pacchetto, una missiva, questo arrivi all'altro host. Questo viene fatto in automatico, quindi non dovete curarvi di questa cosa quando mandate roba in giro per la rete sulle TCP. Potete rinunciarci per guadagnare velocità, il prezzo è molto più che i pacchetti arrivano. Di solito quando succede vedo YouTube per mandarvi il video, ha bisogno di mandarvi in fretta video, e allora accidentalmente dice, vabbè, se tanto si perde un frame, non è che prenderemo questo granché. A me l'affidabilità vada per la massa e quindi si usa. Quindi questo però asciugando il tutto. La rete funziona solo su questo concetto di indirizzo e porta. Chi poi i dati li prenda e li porti fisicamente non importa, ed è il punto chiave di tutto questo talk. In Linux voi avete delle interfacce e non importa cosa c'è sotto, se siano cavo, aria, laser. C'è chi l'ha fatto con i piccioni, ha funzionato con le università diverse in Austria, ci si mette un po' per mandare 200 byte legati alla zampa del piccione stampati, ma arriva. E c'è stato un esperimento interessante fatto con i bonghi e i microfoni, e funziona anche quello. Bisogna essere abili per avere una rete decente, ma si trasmette con quelli. Quindi ci dimentichiamo per questa lezione di tutto quello che c'è dal momento in cui il pacchetto è confezionato e mandato agli altri a quando il pacchetto arriva automaticamente dall'interfaccia di lì. E il sotto è garantito. Ok, questo brutalizzato è quello che vi serve. Quindi indirizzo 4 sorgente, indirizzo 4 destinazione, giocheremo con tutti questi. Amministrazione di rete. Come ho detto, partiamo da quella locale, dove il concetto del perché devo amministrare una rete e occuparmi della parte locale sembra un po' strano.
perché se non configuro la mia macchina per stare opportunamente in rete, cioè se non vado al catasto e registro il mio palazzo non esiste, cioè sì, ci sarà fisicamente, ma il postino non ci arriverà mai. Devo trovare un modo di registrare nella rete la mia macchina, ovvero sia assegnargli un indirizzo. E questo è il primo punto fondamentale se si vuole fare una comunicazione a rete, quindi gestione degli indirizzi IP. Poi il concetto di routing tables, ovvero sia di come il postino deve andare da me all'altro palazzo a consegnare i pacchetti. Ci sono delle tabelle che spiegano il postino se deve arrivare da A a B, quali salti devo fare. E anche queste vanno impostate, perché la posta che esce da me devo imbucarla nella cassetta per la città, per il mondo, il corrispettivo con IP e mettere il pacchetto sull'interfaccia fisica giusta. Perché se il pacchetto deve andare verso internet, il mio router è stupido che lo manda verso casa, il pacchetto non arriva più. Quindi imparremo come si instradano i pacchetti, dove mandare i dati. Punto 3, il DNS. Il DNS è un overlay alla struttura di rete che consente a voi di evitare di ricordarvi che 131.175.12.34 è www.polini.it. Non perché sia scomodo ricordarsi che solo 131.175.12.34 è polini.it, ma perché se lo dovete fare per tutti i siti che visitate o tutti i servizi che usate, o avete dei foglietti di carta molto grossi, o siete molto resistenti nel ricercarlo ogni volta, o non vi basta più usare un servizio sulla rete. C'è un servizio che al nome della macchina su una rete vi fa corrispondere l'indirizzo, il numero civico di prima del palazzo. Questo servizio è il Domain Name Service ed è fondamentale configurarlo su una macchina, oppure potete andare solo agli indirizzi, questo tende a essere un po' tedioso. Tutto questo fa parte della configurazione locale della macchina, cioè per fare queste cose io non sono ancora uscito sul cavo, ho solo settato parametri del mio sistema operativo, della mia distribuzione, qualunque essa sia. Quindi quello che farò tenderà ad essere il più distribution agnostic possibile, per cui non dovreste soffrire se cambiate di distribuzione. I concetti che saranno invariabilmente legati alla distribuzione, pazienza, avete sufficienti conoscenze per a sforzo zero adattare la distribuzione che usate, perché tengo concetti molto generali. I tool che uso sono disponibili su qualunque cosa utile almeno un paio di anni in questa parte, quindi dovreste essere safe. Se ricorda il case, sentitevi liberi di scrivere mail. Ok, quindi partiamo. Allora, quello che avevo detto è l'intera rete Linux si basa sul concetto di interfacce, che sono in sostanza le vie da cui mi arrivano pacchetti di dati e da cui partono, per cui dove mando e dove ricevo dati. Cosa c'è sotto l'interfaccia? Who cares? Cosa può essere realmente, per amor di conoscenza? Beh, un oggetto fisico, cioè la vostra scheda di rete. La vostra scheda di rete sotto la funzione dell'interfaccia ha un pezzo di cavo uscente e i dati vengono spinti sul pezzo di cavo con una modulazione opportuna. La vostra scheda wireless è un'altra interfaccia. I dati devono essere spinti su un pezzo di campo, alterano lo spazio-tempo sulla piattaforma di cose che vengono chiamate onde elettromagnetiche e vengono propagati fino alla destinazione, volente o nolente la destinazione tipicamente. Per comodità si possono definire anche interfacce virtuali. Cosa vuol dire? Che se io ho una sola scheda di rete, posso affettarla in tanti canali per comodità di gestione. Chiamo il canale A, il canale B e il canale C, il postino passa dalla stessa porta, ma uno va a Milano, uno a Roma e uno scende da qualche altra parte. Questi canali sono molto utili quando avete un enorme serverone che fa da guardia a una grossa rete e volete installare canali con altre sedi per il mondo. Fate un tunicino per ogni sede e nonostante il ferro fisico da cui escono i pacchetti sia lo stesso, voi avete un tunnel verso altri punti del mondo separato. Poi i bit escono dallo stesso punto, però logicamente è più facile gestirli. Posso filtrare, gestire da dove arriva la gente, capire da dove arriva la gente, che è anche interessante, senza impazzire dell'interfaccia. Quindi la stazione minima da cui spuntano i pacchetti di fronte a me è l'interfaccia. Passate da questo. Si possono anche fondere le interfacce, l'equivalente software di un saldatore. Un'interfaccia saldata si chiama bridge ponte. Ovvio, ragioni di carente fantasia degli anni dell'epoca, e che cosa fa? Semplicemente fa l'effetto di prendere due interfacce e riunirle in una sola. Quello che manda in un bridge cade da entrambe le parti, opportunamente.
Il vantaggio? Beh, se è facile saldare un'interfaccia dello stesso tipo anche in hardware, il saldatore esiste, è già difficile, non so, fondere insieme sullo stesso portatile l'interfaccia cablata, la wireless e magari il cellulare 3G, così che se ne casca una il traffico esce dalle altre. Farlo in hardware è impossibile, sono tre pezzi diversi, non si possono saldare. Possiamo fondere a livello software. Per Linux la fusione è un solo oggetto, io ho avuto giù dal tubo e da qualche parte sperabilmente in destinazione. Ok, quindi questa è interfaces, concetto chiave, il tubo, va bene per la rovescia. Come si gestisce tutto sotto Linux? Le interfacce in primis, ma poi tutto il resto. C'è un unico tool di Unica. Questo è stato fatto perché in seguito a guerra di religione tra vari sysadmin, tra varie distribuzioni, tra vari Unix, si è deciso di unificare la gestione di rete con un solo tool, che era su IPv2. Il tool principe IP, si chiama proprio IP, il comando. E gestisce tutto quello che faremo noi di rete con un solo comando. Semplicemente scegliamo cosa fargli fare. La sintassi è pseudo-inglese, è ragionevolmente ricordabile anche se non ci avete mai lavorato troppo, e vi consente di gestire tutto quello che faremo oggi sia gestito con un comando solo, con una certa eleganza di fondo, ma non è nato insomma. Allora, primo step, IP come funziona? Come IP, un po' di opzioni, accendi, spegni, fai saltare in aria, oggetto su cui voglio agire, quel mio interno, l'interfaccia, comando, accendi, spegni. A seconda del livello che sto guardando, gestisci l'interfaccia, gestisci gli indirizzi, gestisci gli interni, o le login table, cambia la seconda parola che associo IP. La prima di base è IPMink, che gestisce l'interfaccia, IPMink, per i vicini, e quelle due gestiscono solo il livello piatto di tiro sull'interfaccia, tiro sull'interfaccia, chiamo il vicino di casa, nome il vicino di casa solo perché sotto c'è la parete. IP add e il root invece gestiscono il mio indirizzo o i miei indirizzi, posso avere più di una caserma postale, quindi più di un indirizzo IP, e l'instradamento, cioè come faccio arrivare i pacchetti al loro posto corretto. Mentre dal 4, a livello 4 in su, la seconda parte del tour si tratterà di controllare il traffico che arriva, evitare che ne arrivi troppo, filtrare la gente che non voglia che entri a casa, fare strani scherzi con i pacchetti, la gente che sta tentando di andare a casa, redirigendola verso altre case o posti più pericolosi di casa mia. Fa sempre simpatia. Questo appunto è tutto generalmente dall'interfaccia in su. Quello che c'è dall'interfaccia in su prendete un saldatore, quello che c'è sopra quello che sto facendo io ci parlerà una persona sostanzialmente, quindi avete più o meno l'intero spettro dal corso di elettronica in su. Ok, controllo delle interfacce. Cosa posso voler fare con un'interfaccia? Beh, prima di tutto accendere la spegnere, cioè aprire la valvola del tubo, chiudere la valvola. Come funziona? Dico IPLink perché voglio comandare l'interfaccia, set perché il comando che voglio fare è poni l'interfaccia in un modo o nell'altro, nome, per esempio, ETH0 è la prima scheda Ethernet, cioè quella che ho attaccato il filo, VLAN0 di solito è la prima scheda wireless. Se vedete IP, link, set, VLAN0, app, avete acceso la vostra scheda wireless. IP, link, set, VLAN0, app, l'avete spenta. Se il vostro portatile è gentile, accende la spegne addirittura fisicamente. Guardate, un po' intelligenti, spengono la parte radio perché vede come un mistero. Per la scheda di rete, anche lì, le schede di rete un pochino di lusso spengono fisicamente il ricetrasmettitore affinché gli apparati di rete si rendano conto che avete fisicamente staccato il cavo. Quindi è l'equivalente dello staccare il cavo o spegnere la rete. Step 2, i PIN show. Beh, sono su una macchina nuova, magari remota, non so quante schede ha i PIN show, mi fa la lista delle interfacce. Chiamate opportunamente. Tutte le schede di rete si chiamano ETH. Le connessioni punto a punto si chiamano point to point, PPP, numerello, si conta sempre da zero perché sono informatici. Le wireless sono o VLAN o Wi-Fi, meno comunemente 0M, dipende dai driver, non c'è stata un'unificazione dei nomi, ma insomma, uno lo realizza come idea, è abbastanza facile capire. Ci possono essere altre facce, i tunnel sono TUN di solito, o TAP.
come access point e API. E si comanda esattamente come altro, le fate un comodo di game show e vedete la lista. Ce ne sarà sempre una accesa, anche se portate non ha schede di nessun tipo, che è lo. Cosa fa lo? È il loop, è l'interfaccia per chiamare voi stessi. Per quanto questo sembri profondamente schizofrenico, ha un'utilità fondamentale. Se volete provare un'applicazione che lavora in rete, per esempio, vedere se il vostro browser funziona recentemente o se più che altro il server che messo in piedi serve pagine, potrebbe tornare comodo chiamare se stessi e vedere se il browser è aperto sulla mia macchina è vivo o morto. Metodo pratico, ho un'interfaccia che chiama me. L'altra ragione per cui esiste il loop è che è una ragione storica, torniamo indietro un po' negli anni 70, quando le interfacce di rete erano l'unica cosa standard che c'era per la comunicazione, e quindi per avere un programma che parla un linguaggio comune, anche verso se stessi si parlava il linguaggio di rete. Questa cosa è rimasta la storia degli Unix, la siamo portati avanti per ormai 40 anni, però tutto sommato alcune applicazioni lo fanno ancora perché è un modo standard, pulito e elegante di comunicare con un linguaggio standard. Per esempio, in rete è definito l'ordine dei bit, io vado a binario, nei programmi normali no, e allora ho un interfaccia per cui sono standard, vai, parlo con te stesso, ho un formato standardizzato. E la ragione per cui c'è il loopback. Tutto questo per dire non tirate giù l'interfaccia di loopback, ma è lì. Perché un numero arbitrario di programmi da 0 a max programmi che stanno girando crescerà violentemente. Perché qualcuno può dare farci affidamento. Quindi no, il loopback sta su, è bello, è piacevole da guardare e non mollate lì. Ok. Altre cose che possono essere utili sono: si può cambiare l'indirizzo di interfaccia fisica. Cos'è? L'interfaccia fisica ha un indirizzo unico per essere riconosciuta sul cavo. Ora, di solito non dovrebbe capitare, visto che questi indirizzi sono unici al mondo, cioè ognuna delle vostre schede di rete ha un markerino da 6 byte unico, punto, sono 48 bit, c'è la destra, la nostra. Non dovrebbe servire di cambiarlo, normalmente. Può capitare, per ragioni di devo capire dove diavolo stanno finendo i miei pacchetti, non ci capisce, di volerlo settare qualcosa di diverso. Volendo, lo cambiate con i DNS set e TH0 address. Potete cambiare. Formalmente dovrebbero essere scritti in hardware della scheda. Sì, certo, negli anni 80. Ora non lo so più, potete cambiare liberamente. Può essere utile per condizioni di emergenza, capita facendo l'amministratore del sistema, avete una macchina, qualcuno vi dice, voglio un ponte, ok, quindi dai una macchina con due schede di rete, una verso l'interno e una verso l'esterno, vediamo dopo. No, però ho comprato una scheda di rete sola. Ah, e non ne possiamo comprare un'altra, beh, e domenica siamo a Como, cioè siamo fuori in Como, in un paese dello sperduto, e abbiamo un modello con una scheda di vettura da gestire, quindi circa 150 professori che se non leggono la mia ci mordono. Come si fa? Fate fingere a una scheda di rete di essere due. Semplicemente appiccicate due indirizzi MAC. Questa ha un momento di dicotomia comportamentale, si trasforma in due, appiccicate due indirizzi di e misteriosamente per la macchina ha due corpi fisici in un solo cavo. La cosa vi dà una quantità di capelli bianchi in strada dei pacchetti che meglio non pensarci, però funziona. Quindi in caso di emergenza. Tutto questo per giustificare che si può cambiare il MAC, sì, se proprio volete. Lo stesso si può spegnere i protocolli di gestione fisica della scheda di stanza di bianco per le ragioni di prima. Se sono due su uno stesso cavo, di solito gli altri sono abituati a parlare con una sola delle mie personalità, è bene che ignori i loro messaggi. Non mi dovrebbe servire, ma io ne avrò uno. Quindi, in questo modo sappiamo tirare su e giù una scheda, controllare quante ne abbiamo, show, e cambiare se serve il MAC address. Ignorando anche il fatto che gli altri ci dicano no, non vorresti farlo. Saliamo, finalmente abbiamo il ferro fisico settato, dobbiamo impostare l'indirizzo della nostra macchina. Questo indirizzo, asciugando e arrivando all'osso pratico di cosa deve essere, è un indirizzo unico per tutta la rete a cui siamo collegati. Perché? Se io avessi due macchine con lo stesso indirizzo IP, quando ho un pacchetto in mano lo guardo e non so chi consegnarlo.
Quindi la cosa fondamentale è mai assegnare lo stesso indirizzo IP a due macchine diverse che possono comunicare direttamente. Vedremo come, se non possono comunicare direttamente, ci sono poi nascondi per partizionare e duplicare gli indirizzi, ma se A e B si possono parlare front to front, mai lo stesso indirizzo. Il warningino che vi spunta sulle macchine Windows è: qualcuno sta usando il mio indirizzo IP, è perché appunto, se qualcuno lo fa, nel migliore dei casi, se tutto va bene, i pacchetti arrivano entrambi. Il problema è che se io parlo a due persone, mi arrivano due risposte, ne aspetto una. In realtà rispondo solo al primo che arriva, poi il primo che arriva è l'altro perché si è preso l'anticipo, ho mezzo di conversazione ovunque, ci sono brutte cose. No. Quindi, indirizzi unici. Come si imposta un indirizzo? Allora, se voi dite IP adder, che è la parola chiave per gestire gli addressi di indirizzi, e ci aggiungete add, aggiungete un indirizzo all'interfaccia. L'interfaccia può avere più di un indirizzo, se vi serve, non è un problema. Può servire se avete appunto un'interfaccia che concentra più flussi e deve rispondere alle persone, appiccicate più di un indirizzo. Di cos'è la maschera di sottorete? Ne parliamo dopo nel routing. Per il momento prendete per fede che è la dimensione di quanti IP sono attaccati alla stessa rete. Un po' asciugato. Vediamo nel routing perché a cosa serve. Come funziona add, c'è anche del, ho un'interfaccia, togli IP. Viene comparato, prendi la schedia. Posso toglierne uno più IP fino a quando non c'è più nessuno. Se per caso ho assegnato 20 IP, ho fatto un casino incredibile, non voglio togliere mano, c'è l'hash. Come fai a intuire questo supporto un po' di sanitario, svuota integralmente la lista degli IP assegnati all'interfaccia. Ripetendo. Occhio che la cosa di solito è traumatica, cioè se avete comunicazioni che stanno andando per lontani di tutto, quindi use with care. Come prima, coerentemente con il resto della blockchain, IP other show vi fa la lista degli IP assegnati. È tutto molto coerente a tutti i livelli di rete, sui IP. Ha le stesse keyword per lo stesso mestiere. Volendoci anche il flash per l'interfaccia, non usatelo per caricarlo. Ok. Come sono fatti gli indirizzi IP? Breve brief anche qui per chi non sa come è fatta una rete IP. Gli indirizzi IP sono 32 bit di indirizzo che per comune memorizzazione si scrivono in forma di quadrupletta di numeri. 131, 175, 12, 34 sono 4 byte. Scritti il numero perché di solito non ci mette di meno a ricordarsi il decimale che non l'ex, al gusto, dipende un po' dal gusto del sesame. C'è una classe di IP che incontrerete molto spesso che è la 192.168 numerello, in realtà sono 255 gruppi da 255 IP, sono quelli che once upon a long time ago sono stati riservati per le reti private. Cioè, sono IP che non potete trovare su internet perché l'AIAN, l'ex ITAN o l'AIAN, associazione per l'assegnamento di indirizzi IP, ha detto no, questi servono per la rete di casa, in modo che io guardando solo l'IP nel sogno in cui il 4 sarebbe bastato per l'intera terra possa dire questo indirizzo è privato, no, questo indirizzo è della rete pubblica. Allo stesso modo anche il 10.3 cifre sono riservati per uso strettamente privato. Questo vuol dire che quando faremo filtering, se trovate un pacchetto con un indirizzo privato che arriva da internet, potete prenderlo e cestinarlo senza neanche guardare cosa c'è dentro, perché è arrivato, cosa sta facendo. Tanto questo è un fake. L'altro scopo appunto è la facilità del filtraggio. Se io ho una classe di IP che sono private e arriva dal pubblico, qualcuno si sta fingendo la mia rete. Che da fare. Ok. Questo per dare un summary, quindi gli indirizzi che dovete scegliervi è 1 su 4 miliardi. Questo potrebbe intuire che ce ne sono per tutti. No. Gli indirizzi IP sono finiti 4 mesi fa, praticamente. Ci stiamo muovendo verso uno standard con indirizzi molto più lunghi che il IPv6, 128 bit. Questo vuol dire che se ci organizziamo c'è qualcosa come qualche miliardo di indirizzi per millimetro quadro. Should be sufficient. Per millimetro quadro dentro la superficie terrestre, ben inteso. Quindi dovrebbero bastare per i prossimi 5-6 anni.
almeno una parola di rocket, di appiccicare dei diritti di H alle molecole. Ma in realtà bastano solo per la Terra, quindi anche se facciamo anche quello, digressioni a parte, l'indirizzo adesso, al di là che siano i di 4 o i di 6, lo assegnate sempre con questo comando. Se è pubblico, vedo di aver dato qualcuno, di solito lo dà il provider. Se è privato, bene, perché anche 42, 42, 42, 42, l'indirizzo vale. Gestione dinamica. Allora, questo è per assegnare cioè in manina l'indirizzo all'interfaccia. Può capitare, che forse è più frequente che non assegnare un indirizzo statico, di avere qualcuno che ci dice che indirizzo abbiamo. Perché, caso classico, sono a casa, ho un provider di connettività e lui mi fornisce la connessione a internet, cioè prende i miei pacchetti e li installa verso il nulla. Sarebbe curioso se mi dicesse, guarda, scegli tu l'indirizzo della tua macchina, che tanto poi che prendi va bene, perché io non so il resto del mondo che indirizzo sta usando. Quindi di solito funziona al contrario. Io ho un'interfaccia fisica collegata al provider, e c'è un sistema di scambio di messaggi, si chiama DHCP, che fa sì che il provider mi dica, no, no, guarda, questo è il tuo indirizzo IP, non sta accettando tutti. Questo funziona, te lo regalo io. Questo risparmia un po' di casini al provider, che cosa può fare? Deve valutare quanti utenti sono connessi, comprare la metà degli indirizzi IP, visto che costa una fucilata, e siccome gli utenti non sono praticamente mai connessi tutti insieme, ciclare gli indirizzi che assegna da un pool, da una piscina, si dice indirizzi liberi. Per questo DHCP ha un tempo per cui l'indirizzo si dice che viene prestato. Si chiama proprio l'istante, il tempo di prestito. Questo tempo è impostato per chi viene di serve DHCP, di solito è almeno qualche minuto se la persona non è completamente pazza. Potete, il massimo è qualche decina di giorni, o potete settarlo a infinito, ma quello che potete fare è. Come si ottiene l'indirizzo IP? È fatto tutto in automatico. Ci sono tre programmini che fanno da client di DHCP, voi vi date l'interfaccia e loro vi fanno a mano la richiesta dell'indirizzo e fanno l'IP add automatico. I tre programmini a gusto della distribuzione sono DHCPCD, che è il primo standard di 4DTF millenni fa. DH client, ancora fully compliant con lo standard sviluppato da un altro gruppo. E Panther che ha qualche discrepanza allo standard, ma va per ogni fretta. A voi il gusto di scegliere quale volete usare o quale vi trovate sulla distribuzione. Veramente non so, provate tra le avete e usate quelli. L'uso in tutti e tre i casi, almeno per il caso base, è facile, è nome del client, interfaccia, quindi DHCPCD e TH0. Lui prende l'interfaccia di TH0, fa tutte le sue magie e le dà la configura. Questo vale per una sola volta, come in distribuzione. Dovete settarlo nel file di configurazione della distribuzione o sulla pagina grafica per averlo in riavvio. Il client fa un round di chiede indirizzo, mi dà indirizzo. Questo appunto è utile se avete connessioni in cui non siete voi proprietari della rete, tipo di tecnico, per esempio, offre una VLAN in cui la prima cosa che dovete fare è chiedere un indirizzo. A casa il vostro router, la prima cosa che fa è chiamare Telecom, tirare su la linea fisica e poi dire a proposito chi sono oggi. Ok, quindi abbiamo detto che o ce lo danno o ne abbiamo uno noi, ma abbiamo un indirizzo. Per comodità nel routing, parlerò del routing sui PD4. Il routing con i PD6 richiederebbe un paio di talk pieni per andare a esplorare tutte le parti feroci che sono state introdotte. Fortunatamente sono quasi tutti in automatico, quindi quando passeremo ai PV6 molti di questi moccoli se ne andranno. Il routing sui PV4 invece è ancora realme only. Si prende e si fa a mano come una volta. Allora, come si fa a installare? Beh, si vede l'indirizzo con una lista di 32 bit. E si dice, ok, attaccato a questa interfaccia c'è un gruppo dei possibili 232 indirizzi. Come faccio a vedere che gruppo? Beh, dico del mio indirizzo, perché io ci sono attaccato, quindi sicuramente il mio indirizzo del gruppo, un po' di bit stanno fermi e un po' di bit variano. 192, 168, 0 qualcosa vuol dire 24 bit fissi, vai, e il quarto che varia. Ho 255, in realtà un po' di meno, macchine possibili attaccate e un prefisso fisso.
scritto fisso fisso, si chiama maschera di sottorete. Maschera perché? Perché praticamente quando voglio vedere i numerelli prendo e faccio l'end tra una fila di uni lunga quanto la maschera e l'indirizzo. L'end cancella dove ci sono gli zeri e lascio dove ci sono gli uni. Quello che mi rimane è la parte di indirizzo dove c'è la maschera. Quindi se io ho una maschera fatta come 3 byte da 1 e 1 a 0, faccio l'end, tengo 3 byte di indirizzo e cestino il quarto. Tengo 3 numeri e cestino il quarto numerello. Il routine viene fatto giocando con le maschere di sottorete. Io quello che faccio è avere una grossa tabella con per questo gruppo di P metto il pacchetto su questa interfaccia. Per questo gruppo di P metto il pacchetto su questa interfaccia. Se proprio non hai capito dove diavolo deve andare il pacchetto, mandalo a questa persona. Le prime regole si chiamano routing rules standard, l'ultima è la regola di instradamento di default. Cioè, se non sa come è in out, magari Giulio, c'è un host che è il gateway di default, che tutti devono avere perché qualcuno deve sapere che sono a fare i pacchetti, non sarà definito. Come funziona il routing? Semplice. Tento di mandare il pacchetto dove ne so di più, quindi confronto tutte le maschere, vedo la più lunga che assomiglia alla destinazione dell'indirizzo, è un po' come dire ho un pacchetto che deve andare in via Porpora 8, e prima provo a vedere se, se so dove è via Porpora 8, non lo so, come so almeno dove è via Porpora, so dove sono tutte le vie di Milano che iniziano da via Por, beh, so dove sono tutte le vie di Milano, sono a Milano, sono a Milano e il default host, va da sé che la maschera del default host è nulla. Metterete una root con maschera 0 che dice va bene, se proprio non hai trovato niente altro che mandarlo di là. Quello che fa il vostro provider assieme all'indirizzo è gentilmente dire a proposito il mio default gateway è questo, se non sai dove mandare i pacchetti mandalo qua. Quando vi connettete a internet voi non fate altro che mandare tutti i vostri pacchetti al gateway del provider e poi gran fattacci suoi a mandarli in giro per la rete. Ora, ci sono casi di finezza, questo è un mini excursus per esitarmi un po' più scappati, nel caso io abbia due prefissi uguali posso scegliere ancora dove mandare un pacchetto in base al tipo di servizio che posso garantire. Per esempio potete dirottare pacchetti che devono andare con poca rapidezza da una parte e con invece molta rapidità dall'altra. È una finezza piacevole di non preoccupare. Non sarebbe standard, ma ci accontentiamo. Questo è il mini excursus perché abbiamo un po' più scappato. Per gli altri, niente. Lista di regole con maschera, di maschera, di maschera, di maschera, becco la migliore, bene, se non ce ne sono ce n'è una che ha maschera 0, quindi match di sicuro. Come le gestisco? Sono una lista di regole, quindi dico IP root add, no? Per questo indirizzo, questa maschera, via questa persona. Semplicemente tutte le cose per dire che vanno 192.168.0.0/255.255.255.0 3 vita 1 vuoto vi mando da 192.168.0.1 tutti quelli che devono andare in questo gruppo questa persona sa consegnare i pacchetti. Posso accorciare mettere 3 bit 2.20 tagliare le route le tolgo anche qui con del uguale e quando volete mettere la route di default semplicemente specificate per cortesia di lettura 0000 potete metterci quello che volete tanto la maschera è 0 nessuno guarderà niente di quello che c'è scritto slash 0 questo guarda 0 vuol dire non confrontare neanche un bit della destinazione ma andate tutto. Per quello dico non confrontare neanche un bit con questo indirizzo o con qualunque altro beh è buon costume nei confronti di chi si legge le vostre routine table lasciare la riga bella visibile con gli zeri in modo che quando si vomitano in faccia 80 righe di routing quello è il default di rigore, grazie potete metterci quello che volete quindi riassumendo come imposto le root a una dicendo quale gruppo di IP mando a chi quale gruppo di IP mando a chi per aggiungere del per togliere non l'ho messo, anche qua il flash funziona perfettamente, non stiamo sul rischio pericolo.
state pianando l'intera tabella dei voti, perché se non sapranno più dove andare neanche verso di voi, molto divertente. Ora, iniziamo a dire, ok, sappiamo installare i pacchetti, potrebbe venirci voglia di tenere fuori un po' di pacchetti, perché tecnicamente non è detto che proprio tutti debbano comunicare con noi, ma non è detto proprio che tutti quelli che abbiamo nella nostra rete sono andare su Facebook, per esempio, no? O a cercare altro contenuto di natura principalmente più questionabile. Sono riuscito a dirlo senza volere che è normale. Quindi, il punto di fondo è che se la macchina che stiamo usando è un cosiddetto bastion host, cioè fa il bastione, ed è piantato tra una rete sicura, calma, in cui ci sono i nostri rossetti di peluche, e il mondo tremendo là fuori, cioè fa una LAN di casa, e chimicamente gli inferi, perché se vedete sulla pasta gli inferi è una buona descrizione, possiamo mettere una macchina che non solo installa tutti i pacchetti che passano, vabbè, se passiamo in casa che tanto va tutto bene, ci potrebbe venire voglia di chiudere selettivamente un pochino i rovinetti. La cosa bella di Linux è che per fare questo non abbiamo bisogno di nient'altro che il sistema operativo base, perché essendo stato concepito con in testa di idee, magari non è che lascia entrare proprio tutti, il packet filtering di Linux è integrato direttamente nel kernel da ormai tempo immemorabile, prima della 2.0, sono sicuro, prima della 2 non mi ricordo come fosse gestito, ero giovane anch'io. La 2.2 che dice, diciamo, dal 90-92, no, 96-97, di sicuro. Obiettivo, la nostra macchina Linux a questo punto, dalla nostra macchina si trasforma in un punto di contatto tra il bene e il male, quindi avremo possibilmente due schede di rete fisicamente separate, in questi casi è vivamente consigliato averne due, cioè il giochino della schede singola funziona lo stesso, ma lì è seriamente a nostro rischio pericolo. Perché non fa molto filtro se mi metto di lato a un flusso che passa, se mi ci metto sopra filtra molto meglio. Questo lo dico perché la scena tipica è mettere in piedi un firewall in azienda e poi c'è qualcuno che ha il portatile connesso scrivo di rete fisica della rete aziendale e con il suo nuovo smartphone va a cercare contenuto questionabile, accidentalmente tira su una barilata di virus o una barilata di whatever o fa uscire i vostri dati. Se il firewall non è più un di contatto, tanto vale non metterlo. Seriamente, questo per dire, potete schermare le pareti, potete mettere disturbatori elettromagnetici in zona, ci sono mille scherzoni che potete fare per evitare che la gente si permetta per trattarci suoi, questa è la carta chiave. C'è della tappezzeria fantastica se volete diventare il wireless, che ha una rete metallica interna, un bijou, voi tappezzate, prendete l'ufficio, la tappezzeria fa un po' retro, però mettete a terra quella e arrivederci gente che fa sniffing, questa è, per chi dovesse mettersi su delle volanti in Italia fisicamente, la gabbia di Faraday funziona. Ok, quindi possiamo puntare con un insieme di ragioni tra cui il controllo di accessi, come ho detto, in sostanza sanitizzazione. Perché? Perché i pacchetti, come i pacchetti fisici, non è che arrivano proprio sempre sani, ogni tanto la trasmissione ha dei problemi, per questo sono dotati di un po' di funzionalità come gli archivi zip, come qualunque cosa prevista e viene trasmessa. Il filtraggio di pacchetti può anche cestinare solo i pacchetti che sono invalidi, cioè quelli che hanno preso un botta durante il transito. La sanitizzazione è sempre una cosa di carino, perché non è detto che l'applicazione toglie bene un pacchetto con errori, se glielo tiro via prima di darglielo, tanto di guadagnare meno traffico, meno schifo. E l'ultima cosa che vedremo poi alla fine del talk, posso anche fare un po' di giochini, siccome sono l'unico punto di contatto da due reti, posso fare questi giochini di personificazione da un lato o dall'altro della rete e fingermi, per quelli che sto servendo, l'unico punto di contatto. Questa cosa è possibile perché io sono su due reti separate e se non le faccio parlare io, queste non si parlano. Posso fare un po' così, divertenti, per esempio risparmiare i zip. Ok. Come funziona il firewall sotto Linux? C'è una suite che è fatta da netfilter, il block nel kernel, i gables
il tool, la linea di comando che uso per chiamare il blocco nel kernel e dire qualcosa, filtra i pacchetti, così. Il blocco nel kernel, come è fatto? Ha 5 ganci, pensatevi veramente come ganci da salumiere per sulla roba della sella frigorifera, posti in punti nevralgici dell'infrastruttura di rete. Allora, dove vedete le fiamme e fra le due sono la roba che arriva dall'interfaccia e se ne va verso l'interfaccia, cioè il livello 2 sono l'interfaccia sotto. Come detto, noi quelle danno tanto. Dove possiamo metterci a cestinare pacchetti o truffarci? Ok. Prima ancora che io decida dove inviarli, pre-routing, prima che io guardi il pacchetto e dica ah è per me, no, non è per me. Poi, fatto il routing, so se devo passarlo in avanti, fare passacarte, o tenermelo. C'è il routing in uscita, ci saranno i pacchetti che produco io, il mio browser che va in giro a cercare roba. E post-routing è dopo che ho deciso su quale interfaccia, appena prima di buttarlo sul cavo, posso ancora decidere di fare due cosette. Tipicamente cambiare un po' di parametri perché arrivi da un'altra parte. Ora, il filtering, cioè il sopprimere i pacchetti, è vivamente consigliato farlo solo nei quadrati verdi. Cioè, qui, qui e qui. Questo in un mondo migliore è un altro diavolo. Quindi in input, in forward e in output io taglio quello che deve passare verso di me, uscire da me, o che io devo passare in avanti. In pre-routing e in post-routing mi servono per l'impersonazione. Vediamo un attimo cosa vuol dire. Come funziona? Ognuno di quei ganci ha, visto che la struttura ha regole ben abusate sotto Linux, una bella tabella di regole che hanno una condizione su come è fatto il pacchetto e il cosa me ne faccio. Ognuno di quei blocchi verdi, input, forward e output, ha un'azione che io compirò di standard, si chiama policy. Cioè, se nessuno mi dice niente su quello che sta passando, lo prendo. Nessuno dice niente su quello che sta passando, lo butto. Cosa posso fare in questo caso? Beh, può accettare il pacchettino, quindi se è per me lo tengo, se lo devo inoltrare lo passo a chi di dovere, se sta uscendo da me, più più serio. Accodarlo, prendere il pacchetto con me e mandarlo a utility di amministrazione per esaminarlo, questo serve quando qualcosa non va in rete, oppure drop, prendo, cestino, muovo il pacchetto nell'incenerimentore. E faccio finta che non sia mai arrivato. Questa cosa è molto utile perché perlomeno limita il traffico all'applicazione. Se qualcuno sta bombardando un vostro web server, potrebbe avervi voglia per una decina di minuti di spegnere direttamente il traffico dei pacchetti e riaprirlo dopo. Perché? Perché è molto più faticoso passare il pacchetto web server, fa sì che il web server con la stella risponda non ne posso più, che non semplicemente non farli arrivare di tutto. Quindi uno mette una regolina e cestina selettivamente, vediamo tra un attimo come mettere le regoline. Di standard, perché siamo bambini bravi, netfilter si avvia e la policy di default è accetta tutto. Quindi se volete chiudere qualcosa dovete farlo. Di standard per funzionare con la box è dentro tutto che basta. Come si setta la policy di input output o forward? Questi tre signori. Beh, il comando abbiamo detto di tables meno p grande sta per policy, accept q drop blocco. Quindi p tables meno p accept input prende accetta tutto quello che passa in input, se non mi ricordo. Meno p drop cestina tutto nella cambiata. Attenzione a dare questi comandi se state amministrando il server da remoto. Perché la scena standard, loro vedono perché l'hanno fatto almeno una volta nella vita, è che voi state amministrando la server da remoto e dite ah sì, no, non è settato il firewall, santo cielo, l'ho aperto come una cozza. E la prima cosa che non sente dice la policy, vabbè, tutto quello che entra a cestina lo do, perché se la console sta passando via rete, tutto quello che arriva via rete cestinalo potrebbe non essere una scelta oculare se voglio continuare a parlarci con il server. Se vi capita, tranquilli, l'hanno fatto tutti almeno 6 o 7 volte nella vita prima di imparare che telefonare in ufficio per dire di scusarsi. No, questi altri, scrivi questa figa lunga 25 caratteri, ma devi continuare, sì, la password, non ti preoccupare.
Ecco, adesso prova a scrivere Pythagoras meno P B, no, no, P accept input, perché tu non ti preoccupare. Occhio con le policy. Tenete accept, sentate tutto e poi mettete il drop. È un rischio, siamo in entrata della moto. Chiudersi fuori è un classico. Ok. Posto che abbiamo delle policy, questa è un po' l'esperienza di quello che ho detto prima, quali sono policy ragionevoli? Pre e post routing si accetta tutto, non è il posto per cestinare la roba. Input, output e forward è dove possiamo voler fare dropping. Allora, in input e in forward si cestina, perché nessuno ha detto si passi il movimento dalla mia macchina senza essere autorizzato. È molto più facile fare una whitelist di gente autorizzata e dire no a priori, che non andare a tamponare tutti i disgraziati che stanno passando dall'ennesimo buchino sottile, perché continua a mettere regoline di drop per ogni vischero. Siccome al solito gli ingegneri tentano di fare oggetto e prove di fesso, l'universo fa di fesso e prove di ingegnere o prove di sysadmin, noi abbiamo risorse finite, l'universo ha risorse finite ma molto più grosse di vista vincente. Quindi di fondo troppo forellini capillari in forward e in input. In output, allora, potete anche mettere in drop tutto quello che esce dalla macchina, se avete veramente un impulso di paranoia. Di solito, se esce dalla vostra macchina e non dovrebbe uscire, avete un problema a non tenere la vostra macchina. Quindi, se lasciate il drop in accept, non è un peccato capitale. Se proprio volete essere sicuri di avere una misura extra, mettere in drop, ma sarà un dolore fisico incredibile aprire il forellino per ogni dannata applicazione che vuole uscire e andare a fare qualcosa. Praticamente non passa più. Io anche sulle macchine piuttosto blindate tengo a un in accept, perché questo c'è. Ok, arriviamo alle regole. Come funzionano le regole? Allora, come ho detto, la regola ha una parte che è il match, come è fatto il pacchetto, una parte che è il target, che non è facile fare. I Pythagoras offre una possibilità di matching su una quantità inusitata di caratteristiche del pacchetto. I facili sono l'indirizzo di partenza e di destinazione, e quindi servono. Così come la porta di partenza e destinazione all'interno del palazzo, anche quelli. Ma potete farlo su quanto il pacchetto ha ancora da vivere, quando è partito, se c'è un particolare valore scritto dentro, qualunque cosa. Mandi i Pythagoras, vi fa un comodo santuario, perché nessuno se lo ricorda tutto, io incluso. Quindi se vi servono match strani c'è, di solito. Per ogni regola, se mettete un punto esclamativo di fronte al match, ne invertite. Quindi non questo è un punto esclamativo match. Quindi vedremo un po' di regolette, un punto esclamativo di fronte a inverte, è comodo. Allora, quali sono i possibili destini di un pacchetto? Beh, come prima, accept o drop. Posso decidere, ah, vedo questo pacchetto, mi piace, lo tengo. Oh no, questo c'è. In più abbiamo reject. La reject è una drop più delicata, cioè non è che prendo il pacchetto e lo lancio in inceneritore. Prendo il pacchetto e lo lancio in inceneritore, però come la raccomandata che ho ricevuto di ritorno, avverto chi l'ha mandato, guarda che non sono disponibile. Vantaggi: l'altro almeno sa che non sono disponibile. Svantaggi: se persone con dubbie intenzioni prendono e provano a mandarmi una raffica di pacchetti su tutte le porte del condominio per vedere chi è a casa e chi no, tra nessuna risposta e guarda che non sono in casa, la differenza è piuttosto evidente. Guarda che non sono in casa, passo subito alla porta dopo, entro e apro. Quindi il reject va usato con molta cautela, perché uno genera traffico e due avvertite gli eventuali attaccanti che lì c'è una porta chiusa e non il nulla cosmico. Poi log, abbastanza autoesplicativo, il pacchetto continua a essere controllato sulle altre regole, però vi lascia un segnino nel log di sistema. Può essere utile perché alcuni fatti di attacco standard si vedono dai pacchetti, non si fa lasciare una riga e poi va a vedere chi è il dischero. Tipicamente si logga di più sorgente per andare a vedere chi è il dischero, appunto. Mirror è un target particolarmente utile per scherzoni o risposte a attacchi di massa. Mirror prende il pacchetto, scambia il sorgente e destinazione e lo manda via e lo ricordo, no. Ovvero si apprende e Steve mazza da baseball rispedisce al mittente quello che mi sta arrivando. Uso limitato, ma qualche volta uno
ce l'ho tipicamente giocando da ragazzi, oppure un mirror e un accent possono servirvi per duplicare artificialmente il traffico, cioè per far ritornare il traffico indietro e tenere una copia e una ricevuta di ritorno aggressiva, no, perché vi mandate esattamente quello che vi arriva all'altro, alla faccia di ridondanza. E l'ultimo target socialmente utile è il retest method. Questo target non fa nulla al pacchetto, lo fa proseguire per la catena di scelte, però si segna che è passato e fa stima del tasso di pacchetti passati, conta la banda in pratica. Se voi volete limitare qualcosa in banda, potete usare il retest method per farvi stimare quanto spinto passa sul campo. Ha anche i tempi scrivibili in maniera umana in secondi, minuti, ore, settimane, mesi, quindi si scrive tranquillamente. Ok, come si aggiungono le regole? Abbastanza facile, sempre i tables, la tabella dove voglio aggiungere e l'azione A aggiunge e D cancella, add delete. La I inserisce la regola all'ennesimo posto perché la A la aggiunge in coda, la D toglie esattamente quello che avete scritto. Se volete aggiungere a un certo punto I numero, la R è che rimpiazza l'ennesima regola. Questo vi serve perché le regole vengono confrontate in ordine di inserimento stavolta, cioè non c'è più la lunghezza da mettere, ma come le metto? Quindi può servire di togliere la terza, per esempio. La F è la flash, occhio che la flash spazza le catene, ma non le serve le policy, quindi altro scherzone. Ho abilitato l'ingresso per la console nuova, la policy però sono a posto. Vabbè, ho sbagliato le regole, vabbè. Flash delle regole di input. Non è neanche quella che mi serve per entrare, e la poi mi si entrò tu un muro secondo errore più standard, dopo metto la voce e L e ripetevo meno L lista regole, quindi tutto lì e sempre aggiungi, togli regole, tutto il resto è pazienza e pensate cosa deve entrare. Potete mettere un po' di cose tra cui adesso vado un po' in fretta perché sono un po' molto lungo. Potete mettere l'interfaccia da cui entra e c'è un pacchetto che è una più semplice, voglio che tutti i pacchetti che arrivano con l'interfaccia non entrino, perché quelli dell'interfaccia internet, salvo pochi autorizzati, i pacchetti vanno in drop. Quindi devo meno A input meno I e TH0 se TH0 è internet, lo sbloppo, oppure via. Accetto poi selettivamente gli eventuali. O è lo stesso per l'interfaccia più uscita, meno comune, perlomeno per il drop, mi serve un po' falciare dentro, faccio in uscita. Può servire di mettere il rivestimento per quanto la sto consumando. Al solito il loopback di cui prima vi avevo detto non tiratelo giù, vale anche la regola del non filtrare i pacchetti, perché se il loopback è in piedi ma in ptable sono un po' di sin drop su loopback, comunque non tireremo mai. Quindi la prima cosa da fare è sul loopback ci finisce un bel matching, se arriva la loopback accept, non importa avanti, indietro, tanto mi serve e questo serve sempre. Questo breve skip non è equivalente a accettare 127.0.0.1, non è neppure equivalente a accettare 127.0.0.0, perché tutto quello che è destinato alla macchina locale sotto Linux passa dal loopback anche se non è l'indirizzo locale. Questo è per chi ha presente cos'è l'oggetto agghiacciante che è l'RTC 3330, in cui hanno bruciato 2,5 milioni di indirizzi per imitare la macchina locale. Ok, altre regole semplici, posso mettere l'indirizzo sorgente e destinazione, questa è la cosa più comune del mondo, quindi l'opzione piccola, meno S sorgente, meno D destinazione, e il match è su dove vado, dove arrivo, classico. Potete mettere le maschere di sottorete come o quattro numerelli, come prima, 25555, cioè di 4 byte, la lunghezza contigua di byte 1, oppure cose più esoteriche come un pacchetto di 32 bit specificati in esadecimale. Ci sono casi in cui capita, voglio gli indirizzi dispari e tengo una maschera sotto rete che è solo il primo bit a 0 e tutti gli altri 1. E metto, cioè, faccio cose buffe, si possono fare. Quando avete configurazioni complesse vi può capitare, questo è qui per riferimento se la riaprite quando avete una config di prestato. Ok, source destination, come abbiamo detto, i ptables, come gli altri comandi, setta una volta le regole.
però prima o poi la macchina viene avviata di solito per morte naturale dei pezzi, blackout, mamma che accende il forno, il phon, tipicamente anche il ferro da stiro nello stesso momento, mentre state settando il tablespoon, è una cosa che fa sempre bene a mamma e generi. Il P-Tables vi dà già un formato distribution agnostic completamente per salvare le regole. Voi scrivete il P-Tables save e lui il pacchetto sempre il filo di testo con le regole stampate leggibili che funzionano su tutte le distribuzioni. Il P-Tables restore prende il filo di testo e ricarica. Per il P-Tables c'è anche la versione P-Tables XML, che se dovete buttarlo in qualche DB più ministro, vi sputa l'XML, tra l'altro vengono ordinati con i campi delle regole. Se avete una città del semestre, ma di solito il testo se amministrate un server è comodo perché dovete XML da leggere è più lungo. Però questi sono tutti completamente distribuzioni agnostiche, non importa che distro avete, funzioneranno. Ogni distribuzione poi ha le sue facility se volete per salvarci le regole. Ok. Ultimo excursus veloce, traduzione di indirizzi, prometto già. Sono il bastion host. Bene, ho comprato un solo indirizzo perché gli indirizzi IP per la cronaca al momento costano qualcosa come, se ve ne fate noleggiare uno da un provider, un'ottantina di euro all'anno se lo volete vostro su una linea vostra. Se lo volete vostro su una linea vostra, circuito dedicato, aggiungete uno zero. Uno a un certo punto si fa due domande: se ho tre PC a casa, voglio tre indirizzi IP pubblici. Non è che c'è una scogna, ci posso girare attorno. E sì, siccome io ho un bastion host che è l'unico che vede la nuvola e il mondo, gli indirizzi IP noti al mondo devono essere in realtà solo uno. E poi alla persona che sta lì in mezzo faccio mascherare tutta la rete dietro. Cosa succede? Che parte un pacchetto che per me ha destinazione un IP di internet, la DIP. E a sorgente io con un indirizzo privato non potrò mai uscire. Questo host cosa fa? Traduce l'indirizzo sorgente, lo scambia con il proprio. La comunicazione andrà come si deve, perché la internet è un oggetto ben educato, quindi risponderà a me router. Riscambio l'indirizzo e lascio andare sul capo a casa il tutto. Questo lo posso fare perché io sono in mezzo, sono l'unico che lo deve passare. E quindi posso fare queste traduzioni. Queste traduzioni di Tables le fa in automatica. Buona pace del fegato dei sysadmin. Aggiungete una regola che dice quegli indirizzi, se passano, li traduce. Dove l'ha fatta questa cosa? È siccome io sto scambiando gli indirizzi con cosa brutta, cioè sto ovviamente appiccicando un'utente nuova apposta, devo farlo in un punto in cui ho già deciso dove mandare la roba. O quando sto andando prima che arrivi al povero signore. Per cui, nel momento in cui io voglio fare source snap, per vedere una slide, ok, no, va bene, devo andare a fare le catene di pre e di post routing. Perché? Perché lì, prima ancora che la decisione di instradamento venga presa, posso scambiare gli indirizzi. Se voglio fingermi qualcuno dietro le mie spalle, lo faccio prima di buttare quel pacchetto. E così il pacchetto è già passato attraverso me e io so che era dietro, mi metto in post routing, prima di mandarlo via e manda a me il pacchetto con indirizzo finto, torna a me, ah ok, stacca l'etichetta finta, manda indietro, quindi aggiungo una regola in post routing. Al contrario posso fare il simmetrico, che è mettermi di fronte a una batteria di server e fingermi l'unico arrivo. È l'oggetto simmetrico, mi capiterà una volta nella vita e nel template adesso poi vi passo di fare probabilmente esercizi, c'è come fare la traduzione inversa. Il trucco a cosa serve? Mi fingo come un'entità singola che risponde per M server. Se per caso vai in fiamme una server farm, una, io scambio la destinazione dietro di me, fuori tutti vedono me e io ho fatto finta di niente. Questo è quello che fanno tutti i virtual network provider un po' grossi, cioè un destination nato un po' più furbo di fronte e lo smistamento su una regione di gnomi dietro che smattano il nostro traffico. Se cade lo gnomo si ripiazza con un gnomo fresco. Ok,
Le slide per la conferenza sono molto dense, ma l'idea è, se vi capita di ritornare su questi topic, aprite le slide, cercate quello che vi serve, c'è il comando. Ma per questo aggiungo anche i comandi per su destination map, così quando dovete fare una configurazione vi capita nella vita, tuc 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 comando C. Vi do anche una config completa di una macchina con tutti i contenuti fixtures. Sono andato tremendamente lungo, mi spiace. Ringrazio Alex per la presenza e adesso faremo una pausa di 5 minuti. Grazie.